Cos'è una fonte di energia? È una sorgente che produce energia utile per l'uomo. I combustibili presenti nel sottosuolo sono fonti non rinnovabili. Una volta utilizzati, si esauriscono. La combustione di questi elementi ha un forte impatto sull'ambiente, a causa dell'emissione di gas serra e di fumi tossici. Le fonti di energia che si rigenerano nonostante il consumo: l'acqua dei fiumi e dei laghi, le maree, le onde, il sole, il vento, il calore interno della terra, si dicono invece rinnovabili. Queste fonti ci forniscono energia pulita, hanno un impatto più leggero sull'ambiente durante la loro produzione e il loro consumo. Se la velocità con cui vengono consumate è inferiore a quella con cui si rigenerano, le fonti si dicono rinnovabili sostenibili. Lo sono la legna, i resti vegetali, i residui alimentari, il letame, che vengono bruciati e trasformati in energia elettrica. Le fonti primarie sono quelle che forniscono energia direttamente. Quelle che devono essere trasformate, invece, come l'energia elettrica, si definiscono secondarie. L'energia è un elemento centrale per quasi tutte le sfide e le opportunità che il mondo si trova ad affrontare. Il tema della sua accessibilità è oggi molto urgente. Ed è per questo che uno dei 17 obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile è energia pulita e accessibile. L'ONU promuove l'iniziativa Energia rinnovabile per tutti per garantire l'accesso ai servizi energetici moderni, migliorare l'efficienza energetica e accrescere l'uso di risorse rinnovabili. Le sfide che l'ONU ha messo in calendario per il 2030 riguardano il cambiamento climatico. Entro i prossimi 13 anni sarà necessario raddoppiare il tasso globale di efficienza energetica, accrescere le infrastrutture e migliorare le tecnologie, specialmente nei paesi meno sviluppati.